Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video profumoso. Vi parlerò di tre profumi per l'estate. Vedrete sicuramente tantissimi video profumosi sui profumi estivi. Ne ho comprati diversi, ne ho tanti, anche magari dell'anno scorso che non vi ho fatto vedere. Io amo le fragranze estive, amo i profumi in generale, ma veramente li amo tantissimo. Ma appena inizia ad arrivare maggio, quindi la primavera, inizio a comprare profumi come se non ci fosse un domani. Non so come mai, ma amo proprio le fragranze estive. Sarà che sono un cancro, sarà che sono di luglio, sarà che l'estate per me è vita. E quindi praticamente io impazzisco con i profumi estivi. Allora, il primo profumo, ci perdiamo in chiacchiere, altrimenti i miei video come sempre durano mille mila ore. Il primo profumo di cui vi voglio parlare è un profumo che si chiama Hibiscus Palm. Hibiscus Palm di Estée Lauder, e l'ho acquistato circa un mese fa. In realtà è un anno, perché questo profumo è uscito l'anno scorso. È un anno che gli faccio il filo, ma poiché ho sempre preso mille mila profumi, questo qui non l'avevo mai preso, anche perché non lo avevo mai sentito e l'ho dovuto prendere a scatola chiusa. Io ho preso il 50 ml, c'è anche il 100 ml. Se vi iscrivete sul sito di Estée Lauder, il primo acquisto avete, se non mi sbaglio, più o meno il 20% di sconto. E quindi io ho approfittato e ho preso lui. Ho adocchiato anche altre fragranze, però devo prenderle purtroppo tutti a scatola chiusa, perché questi profumi si trovano difficilmente in profumeria, non si trovano, si trovano solo tipo in alcuni negozi che hanno, sono monomarca, oppure hanno le linee di, insomma è complicato. Quindi alla fine l'ho preso e sono molto molto contenta di aver preso Hibiscus Palm, perché questo è il pack esterno ed è favoloso, lo scatolo, e questo è il pack interno, cioè il pack proprio del profumo, molto molto bello, della linea Aerin, che ce ne sono diversi. Io ne ho puntati altri, ce n'è uno alla vaniglia, uno al profumo, se non mi sbaglio si chiama Mediterraneo, comunque ne ho puntati diversi e devo dire che questo non mi ha affatto deluso. Questo profumo viene descritto come un profumo proprio che riconduce alle palme, alle isole tropicali, dove ci si sente profumo di cocco, profumo di tiare, profumo di fiori bianchi. Ed effettivamente è proprio così. Lo descrive come una bellezza su un'isola tropicale, un'isola incantata dove il tempo si è fermato. Effettivamente questo è un profumo buonissimo, è un profumo, allora, se voi vi aspettate il classico profumo cocco e monoi, non è questo, assolutamente non è questo. Questo è un profumo che ha anche cocco e monoi, ma non è cocco e monoi, è un profumo dove i fiori bianchi si avvertono tantissimo, dove c'è proprio una nota languida, tipo sembra tipo di essere in spiaggia, ecco, ci riporta proprio su quest'isola tropicale. Io sono stata ai Caraibi, sono stata alle Isole Vergini, sono stata alle Bahamas, e quindi vi posso dire che su queste isole si sente proprio un odore pazzesco di mare, ma allo stesso tempo, perché ci sono le palme, c'è il cocco, ci sono i fiori, perché voi se andate ai Caraibi, se qualcuno di voi c'è stato lo saprà sicuramente, sulla spiaggia vedete che ci sono comunque dei fiori, che nascono questi fiori bianchi, oltre alle palme, oltre al mare meraviglioso, cristallino e limpido, e questo profumo lo rappresenta in pieno. Dopo un po' che la fragranza va a portarci verso le note di cuore e le note di fondo, iniziamo comunque a sentire anche il cocco. È un profumo molto fresco, un profumo secondo me adattissimo in primavera e estate. Se vi piace l'accostamento fiori bianchi, tiare, cocco, è il profumo perfetto. Ripeto, non vi aspettate la classica fragranza, magari leggendo le note e leggendo la descrizione può sembrare una di quelle classiche fragranze, anche il pack io lo adoro ragazzi, sembrare una di quelle classiche fragranze dove si avverte solo cocco, tiare, monoi, eccetera eccetera, invece no, è una fragranza ricca, bella, fresca, floreale, allo stesso
stesso tempo comunque le note del cocco e del chiarì la rendono cremosa. Il rischio rende questa fragranza ovviamente ancora più limpida, più pulita, più soave. Non è una fragranza che fa storcere il naso, nonostante a fiori bianchi e viene menzionata anche la tuberosa, non è un profumo che infastidisce o una tuberosa troppo pulenta, si amalgama benissimo e questo profumo diventa veramente un profumo molto molto cremoso, molto solare, veramente come vi dicevo ci riporta a queste spiagge tropicali, a questi è un accostamento particolare, perché spesso quando noi immaginiamo una spiaggia tropicale o immaginiamo Cocco e Monoi oppure immaginiamo frutta esotica. Questo profumo non è né Cocco e Monoi né frutta esotica, ma è un insieme, è un mix di cocco, monoi, fiori bianchi, perché i fiori bianchi ai Caraibi ci sono, ripeto, li trovate anche in spiaggia, trovate questi meravigliosi fiori bianchi in spiaggia che magari nascono così senza che nessuno li curi, ed effettivamente è una fragranza ricca che a me piace, ha una buona persistenza, le sue 5 ore se le fa, delicato, non è un profumo che infastidisce, lo sentite languido, quasi come se ci fosse una nota sciosa e marina, ma non c'è la nota marina, è proprio l'insieme di questo mix che vi porta a queste spiagge e ve lo fa sentire forse anche quasi salato, perché io credo che ci sia tipo all'interno, li chiama fiori bianchi, ma non so se c'è anche tipo un giglio di mare, questo non ve lo so dire, che fa dà quest'idea di comunque di marino, anche se non c'è nessuna nota marina, non è un marino, non è uno zonato, assolutamente è un floreale bianco che all'interno ha comunque cocco e tiare. E questo è Hibiscus Palm che io sto adorando. Poi un altro profumo di cui vi voglio parlare, che è l'amore della mia vita, è Acqua di Sale di Profumum. Acqua di Sale di Profumum, io ho lo stilo da 18 ml, ma conto di prendere anche la versione full size. Perché ho lo stilo perché ho diversi Profumum, poiché di Profumum ne basta veramente poco, anche se è un 18 ml, avendo io tanti profumi vi posso dire che dura una vita e mezza. Anche gli stili di Profumum sono costosi, sì, perché uno stilo di Profumum costa da 18 ml, costa più o meno intorno ai 50 euro. Se invece andiamo a prendere il 100 ml ne costa 170. Avendo io tanti profumi preferisco, infatti ho diversi stili di profumo di cui poi da 18 ml praticamente, di cui poi vi parlerò. Ragazzi, vi voglio fare un video, credo forse che ve lo faccio proprio dopo di questo, dove vi faccio vedere come riconoscere un profumum originale da un profumum falso. Vi voglio fare questo video perché ci tengo, visto che, ditemi se vi può interessare, ovviamente scrivetemelo giù nei commenti. Dopo di questo ve lo vorrei proprio proporre, perché ho visto che sui gruppi impazzano questi profumi, soprattutto quando si parla di acqua di sale, impazzano questi profumi falsi di acqua di sale. Quindi ditemi se volete vederlo, perché ve lo faccio molto, ma molto, molto volentieri. Ma torniamo ad acqua di sale. Come sapete, io amo i profumi marini, amo i profumi dove si sente quella nota di mare, di sale, di sole, di salsedine, di fresco, e acqua di sale per me tutto questo. Se non conoscete magari vari profumi tipo acqua di sale, tipo Rem, tipo Acquamotu, cioè ce ne sono diversi, se vi state chiedendo se Rem può somigliare acqua di sale, vi dico assolutamente no. Rem ha una sua indole, acqua di sale ne ha un'altra, sono due profumi sì marini, ma che non si intersecano, nel senso che ci possono essere delle similitudini, ma sono l'uno diverso dall'altro. Li ho mai sovrapposti? Sì, mi è capitato di sovrapporre il classico Rem con acqua di sale, viene fuori una magnificenza, cioè sono perfetti anche mixati insieme, anche se acqua di sale non ha bisogno di nessun mix, perché è
bello, intenso e opulento già da solo. Acqua di sale è una fragranza che nasce nel lontano 1996. Ma è una fragranza che è sempre, ma sempre attualissima. All'interno, se andiamo a leggere su Fragrantica, troviamo semplicemente, porta semplicemente cedro, alghe, sale e mirto. Quindi ce lo descrive come molto semplice, ma in realtà è una profumazione molto, molto intensa. Adattissimo sia ad un uomo che a una donna. Io lo amo su di me, ma perché io amo proprio i profumi marini. Vi voglio fare, ve l'ho già detto, un video su tutti i miei REM. Sicuramente ve lo farò, così vi dirò le varie differenze tra un REM e l'altro. Vi potrei fare anche un video, se volete, su tutti i miei marini preferiti, su tutti i miei profumi marini o zonati preferiti. E sicuramente c'è acqua di sale. Perché? Perché acqua di sale, come dice già il nome stesso, è un'acqua salata, ma non è un sale brutto, non è un profumo che sa di alga marcia, per intenderci, perché ci sono dei marini, purtroppo, che ho sentito che non mi sono piaciuti, che mi hanno trasmesso proprio il senso di puzza del mare. Acqua di sale assolutamente no, è un mare limpido, un mare meraviglioso. Sapete quei mari splendidi della Sardegna, freschi, dove vi tuffate e c'è quel proprio quel sentore di sale, ma fresco e intenso. Ecco, poi all'interno c'è anche, come viene menzionato, il mirto e le alghe, ma no, per spesso il profumo di alghe è un profumo puzzolente, perché comunque le alghe al sole emanano quel cattivo odore. Vi posso dire di no, vi posso dire che è uno dei miei profumi preferiti per l'estate, se parliamo di marini. Acqua di sale, come vi dicevo prima, mi è capitato di stratificarlo con REM, ma non è un profumo che necessita di una stratificazione, è un profumo che se lo mettete oggi, domani, lo sentite ancora. È un tatuaggio, ma come tutti i profumi di Profumum. Io vi voglio assolutissimamente parlare anche di tutti i miei altri profumi di Profumum. Non so se parlarvene singolarmente, quindi ogni tanto mettervene uno in qualche video, o farvi un video proprio su tutti i miei Profumum. Attualmente ne ho, vi dico subito, 4, credo 4 Profumum, e sono tutti uno più buono dell'altro. Come vi dicevo, acqua di sale è un tatuaggio, ma come tutti i Profumum, Profumum li reperite facilmente? No. Li potete comprare online? No. I Profumum vengono venduti solo ed esclusivamente in alcune profumerie, tipo a Napoli c'è Sales, poi viene rivenduto, se non mi sbaglio, dalla Crisalide. Potete comunque contattare anche direttamente Profumum, perché quando io sono stata da Profumum a Roma, mi hanno detto: se voi ci chiami e noi te li spediamo. Quindi tranquillamente potete contattare Profumum Roma. Cercate di evitare di comprarli su eBay, di comprarli da siti non sicuri, perché spesso sono profumi contraffatti, visto che comunque si trovano poco. Comprateli solo da persone di cui vi fidate, tipo ad Ischia c'è un'altra profumeria che pure spedisce, che adesso mi sfugge il nome sinceramente. Quindi a Napoli c'è Sales e ad Ischia c'è un'altra profumeria che comunque pure spedisce, o la Crisalide, o un'altra profumeria che è a Bologna. Quindi cercate di comprare solo in alcune profumerie che conoscete o direttamente da Profumum, o le profumerie, insomma, che rivendono il marchio. E niente, questo è spettacolare, come vi dicevo, è un profumo proprio di fresco, di mare, di intenso, di pulito, e vi parlerò sicuramente di altri Profumum. Poi, come ultimo, vi voglio parlare di Nobile 1942, che ha fatto questa fragranza meravigliosa, che è Danza delle Libellule. Allora, Danza delle Libellule la trovate sia nella versione da 100 ml che nella versione da 13 ml. Io volevo prendere la versione da 100 ml perché è uno dei miei profumi che so che non mi stancherò mai, uno dei profumi che adoro, un profumo che per la primavera è una coccola, ma mi trovavo da Neos, avevo già preso un altro profumo
e sinceramente non potevo spendere tantissimo. Quindi, poiché volevo tanto, ma veramente tanto, Danza delle Libellule, ho optato per la 13 ml che costa intorno ai 20-22 euro. Mi trovai da Neus perché dovevo prendere altre cose e quindi poi ho preso questa mini size. Ma appena terminerò questa versione da 13 ml, prenderò direttamente la versione grande perché, ripeto, è un profumo di cui io non posso stare senza, un profumo di cui non posso fare a meno. È un profumo dolce, un profumo coccoloso, un profumo allegro, solare. Come dice la parola danza, danza delle libellule, un profumo che al suo interno ha anche la mela che lo rende fresco, un profumo dove la vaniglia comunque è predominante. Vi voglio leggere comunque tutte le note. È stato lanciato nel 2012. Le note di testa sono bergamotto e mela russa. Le note di cuore sono cedro e cannella. Le note di base sono muschio, vaniglia e cocco. Ci sento tantissimo, è la vaniglia, il bergamotto, la mela, la vaniglia insieme al bergamotto e la mela, il cedro e la cannella lo rendono dolce, lo rendono morbido, lo rendono tenero, lo rendono coccoloso, libero. Un profumo che veramente può essere indossato da tutti e a tutte le età, un profumo che è adatto anche alle ragazzine più giovani, a una ragazza magari di una ragazzina di 15 anni, di 20 anni, a una persona più adulta. Il profumo è sempre un'interpretazione, sempre come noi lo vediamo e lo viviamo. Io vivo Danza delle Libellule come una danza dove la mela la si sente, si avverte questo profumo di mela che si fonde con la cannella e si fonde con la vaniglia, ma questa vena frizzante di bergamotto. Il cocco, devo dire la verità, come vi dicevo prima, non riesco bene ad individuarlo, ma vi posso dire che questa fragranza diventa molto cremosa. Forse può essere dato proprio dal cocco, che non si evince particolarmente sulla mia pelle, ma che comunque rende questa fragranza morbida e cremosa. È una fragranza particolarmente adatta al periodo primavera-estate perché è fresca, ma veramente molto molto fresca, ingenua, sbarazzina, come vi dicevo, limpida. L'accostamento mela, cannella, bergamotto, cocco e vaniglia è un accostamento un po' particolare perché vengono prese varie sfaccettature da tutto questo, ma la rendono veramente sbarazzina, libera. Cioè, quando indossate questa fragranza vi sentite dolci, sbarazzine, un po' bambine, un po' fanciullesco, perché è un profumo un po' fanciullesco, come viene proprio chiamato Danza delle Libellule. Una vera e propria coccola, perché Danza delle Libellule è una vera e propria coccola. Vi devono piacere i profumi dolci, i profumi belli, dolci, che, ad esempio, come vi ho sempre detto, la mia comfort zone sono i profumi dolci, i profumi alla vaniglia e i profumi coccolosi. Questo è un profumo dolce, tenero, soave, che non infastidisce, che è, sì, come vi dicevo, dolce, adatto a qualsiasi età. E se non amate le fragranze molto tenere, molto coccolose, molto quasi morbide, perché comunque questa è una fragranza cremosa, morbida, è il profumo che, se non amate questo genere, ovviamente non fa per voi. Ma se io, quando lo indosso, io l'ho sentito tramite la prima volta che l'ho sentito è stato da Neus, l'ho spruzzato dentro da Neus e me ne sono follemente innamorata, perché proprio è stato amore al primo spruzzo. Cioè, quando una fragranza tu la senti e dici: no, questa deve essere mia. Mi feci dare un sample perché Neus, devo dire la verità, sono di una gentilezza, cortesia e unicità. Non vi ho mai parlato particolarmente di Neus, forse me ne ho parlato più su Instagram. Infatti, se non mi seguite su Instagram, male, molto male, dovete seguirmi. O in qualche vlog, forse ve ne avrò parlato di più in qualche
blog che particolarmente in un video sui profumi, mi ci continuo a trovare sempre benissimo, perché quando andate da Neos vi sentite a casa, vi sentite proprio a casa, in quanto vi lasciano liberi di sentire tutti i profumi che volete, non c'è una persona lì che vi sta addosso cosa ti serve, cosa vuoi sentire, queste cose le odio. Da Neos è come entrare in una profumeria di un centro commerciale e ti permette di sentire tutto ciò che vuoi, puoi rimanere lì anche ore, ore ed ore. Quindi per me questo è già il mondo. Dista da me più o meno un 40 minuti perché a Caserta, ma se devo scegliere una profumeria di nicchia piuttosto che un'altra, preferisco mille volte Neos, perché mi sento libera veramente di sentire e di starci quanto mi pare. Ti riempio, ovviamente tutti i profumi che senti, ne senti 4, 5, 6, 8, ti fanno i sample di tutti i profumi che hai sentito. Me ne ero innamorata subito, ma avevo preso un altro profumo che era Insulo, di cui non vi ho ancora mai parlato, ma Insulo l'ho preso diversi, veramente diversi mesi fa. Non mi ricordo, ma mi sembra che non vi ho parlato di Insulo. E senti quello, quindi avendo preso già Insulo non potevo prendere pure un altro profumo. Ma il mese dopo sono tornata, ho preso un altro profumo, volevo comunque Danza delle Libellule, quindi mi sono presa la versione da 13 ml, ma conto di prendere quella da 100 perché per me sono quei profumi confortanti, quei profumi che fanno parte. Io credo che ognuno di noi abbia una comfort zone, ognuno di noi ha dei profumi mai senza e dei profumi, come vi dico sempre, che ci fanno sentire appagati e ci fanno star bene. I miei profumi che mi fanno sentire appagati e che mi fanno stare bene sono i profumi gourmand, i profumi dolci, i profumi dove la nota della vaniglia è predominante, ma si accosta ad altre, come può essere un altro profumo che adoro, è l'Ira di Casa Morati, nonostante è un profumo di la vaniglia con note agrumate. Quindi, per farvi capire che la mia zona di relax è la vaniglia in tutte le sue forme e sfaccettature. Poi io giorno per giorno viro molto, metto magari una tuberosa o metto dei marini che amo tantissimo nel periodo estivo, perché per me l'estate è marini, cocco, monoi, tiare. Quindi per farvi capire, ma cerco sempre di avere la mia vaniglia a portata di mano, perché è quella che mi fa sentire protetta, ed è quella con cui so che se ci sono dei giorni particolari la indosso e mi sento coccolata e amata. Non che un profumo possa regalarci amore, ma un profumo può regalarci emozioni, come vi ho detto anche nel video precedente a questo, dove vi parlavo dei profumi di Gabriella Chieffo, che se non avete visto vi invito a vedere perché fa delle fragranze meravigliose, ve lo lascio su nelle schede. E niente, questi erano i miei tre profumi. Allora, acqua di sale e Danza delle Libellule le ho trovate nelle profumerie di nicchia o online. Questo lo trovate anche da Neos, lo potete prendere anche online, sia nella versione da 13 ml che costa intorno ai 22 euro, sia nella versione da 100 ml. Profumo lo trovate solo o da Profumum o in alcune profumerie, come vi dicevo prima. Mentre Estée Lauder lo trovate sul sito di Estée Lauder e in rarissime profumerie. Questa linea di Irin non so se la trovate alla Coin, sinceramente. Nella Coin dove sono andata io non ce l'avevano, non so nella Coin a Milano o negozi monomarca di Estée Lauder, questo non ve lo so dire, ma sicuro online, e col primo acquisto avete il 20% di sconto. E niente, questi erano tutti i miei profumi. Vedrete sicuramente tanti altri video sui profumi estivi. Ditemi se volete il video dove vi mostro il profumo falso da un profumo originale. Vi farò anche dei video su profumi estivi low cost, tanti tanti video profumosi. Ditemi se volete vederli. E se volete vedere qualche video profumoso in particolare, scrivetemelo, commentatemi, ditemi. Sarò molto molto contenta di farvelo. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!